Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete dal titolo, andremo a parlare di quelle che sono le migliori spiagge, le migliori mete di mare in Italia. Ve lo dico già, purtroppo non riuscirò a toccare tutte le regioni appunto con questo video, ma se appunto volete consigliare qualche altra meta extra a quelle che vi racconterò, quelle che vi consiglierò io in questo video, potete farlo in un commento qui sotto in modo tale da integrare appunto questo video con le vostre mete, tra virgolette, preferite di mare appunto in Italia. Per l'appunto, come vi dicevo un paio di video fa, non sappiamo ancora se e quando potremo viaggiare all'estero noi italiani, mentre a quanto pare molto presto gli stranieri potranno venire in Italia senza doversi fare le 2 settimane di quarantena, come è toccato a me, per cui direi che è il caso di cominciare a prendere appunti sulla nostra bella Italia e magari provare ad organizzare qualche gita o qualche weekend in alcune delle più belle località che ci sono al mare in Italia. Io direi di partire da quella che è la mia regione che conosco meglio, quindi dal Friuli. Se si pensa al mare in Friuli si pensa a Lignano e a Grado. Lignano è un pochino più giovane, potete trovare un po' di movida in più. Grado è quella che è un pochino più tranquilla, magari un pochino più family friendly e c'è molta natura intorno, basti pensare a quella che è l'isola della Cona. Peraltro sull'isola della Cona c'è anche il video, vi consiglio di andarlo a vedere. Ci spostiamo un pochino, un po' tanto in realtà, e andiamo in Puglia. Ci sono alcune spiagge veramente bellissime in Puglia, tra le migliori in Italia. Non posso nominarle tutte, vi nomino però la zona di Gallipoli e anche quella di Manfredonia, appunto delle spiagge veramente molto molto belle e caratteristiche pugliesi. Rispostandoci al nord, c'è assolutamente la Liguria, regione di mare, ma con subito dietro le montagne. Ci sono molte località famose, tipo Portofino, ma anche Sanremo, e alcune località un pochino più nascoste e particolari, come San Fruttuoso, per esempio, che è veramente attaccato a Portofino, ma che è decisamente molto meno conosciuto e quindi anche un pochino più tranquillo, probabilmente. Altre località possono essere Albissola, vicino a Savona, Rapallo, per esempio, oppure Alassio. Tornando al sud, c'è la Calabria, anche qui avete l'imbarazzo della scelta. Forse una delle mete un pochino più popolari e un pochino più per famiglie è Tropea, il cui must è la passeggiata serale lungo le vie del centro. Passiamo poi in Toscana, anche qui ci sono numerose località, l'Isola d'Elba per esempio, ma tornando un pochino sulla parte continentale, vi consiglio Viareggio, che è una meta classica del turismo italiano estivo. E su suggerimento di mio fratello vi dico Talamone, un pochino più nascosta, un pochino meno conosciuta, però assolutamente consigliata, almeno da lui. C'è stato più di qualche volta, quindi mi fido. Nel centro Italia andiamo in Abruzzo e tra le varie località di mare più o meno famose vi consiglio Vasto, che è una meta molto elegante, situata vicino alla riserva naturale di Punta Aderci. Spero di averla detta giusta. Quindi, se qualcuno di voi è appunto interessato al turismo ambientale, questa qui è un'ottima meta. Un pochino più a sud c'è l'isola di Ischia, veramente per tutti sostanzialmente, perché l'isola ovviamente è famosa per il suo mare, ma anche per le zone termali di origine vulcanica. In più è consigliata a chi di voi vuole fare snorkeling per ammirare la bellezza marina circostante. Passiamo adesso alle isole. Avete l'imbarazzo della scelta in Sicilia, ma anche poi in Sardegna, vedremo. In Sicilia ho scelto 3 mete. Ma veramente ce ne sarebbero infinite. La prima è San Vito Lo Capo, che è in una posizione un po' strategica perché non è lontanissima da Palermo. Poi abbiamo Cefalù e anche Taormina, ovviamente Taormina consigliatissima per chi è appassionato di storia. Spostandoci poi in Sardegna, vale lo stesso discorso della Sicilia, le mete sarebbero tantissime. A nord vi consiglio la zona della Gallura, che è comunque relativamente vicina alla più famosa Costa Smeralda, ma dove appunto i prezzi sono piuttosto alti. Mentre a sud, nella zona di Cagliari, vi consiglio Nora, anche qui ottima per chi è appassionato di storia, perché ci sono ancora i resti dell'antica città fondata dai Fenici.
Oppure la spiaggia di Chia, che è famosa per la sua sabbia bianchissima e finissima e per il suo mare cristallino. So che di non aver nominato tutte le regioni, l'ho fatto anche un po' apposta perché voglio stimolarvi a scrivermi qui sotto qualche meta nella vostra regione o qualche meta che siete abituati a frequentare durante l'estate in Italia. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social in modo tale da seguirmi nelle mie avventure in Italia per il momento. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non lo siete, magari attivando anche la campanella in modo da essere informati ogni volta che carico un nuovo video. Non mi resta che salutarvi e dirvi have a nice life!